Bene cari amici, ed eccoci qui con una nuova puntata con Don Chisciotte e i mulini a vento. Questa è l'ennesima puntata. Questa sera avremo un ospite per noi importante e caro, Hamza Piccardo, in questa trasmissione, perché si parlerà di un argomento che un argomento di attualità, insomma, molto importante, scottante, soprattutto perché sta dividendo un po' l'opinione pubblica sotto questo, su questo argomento. Ma non voglio dire niente, vi dico soltanto che come puntata non siamo partiti con le solite notizie, col solito video, perché non vogliamo rubare tempo alla trasmissione e all'argomento. Vi ricordo comunque che potete seguirci su radioscience.it, ma soprattutto potete intervenire con noi, interagire con noi con la nostra chat che trovate sul sito. Siamo in diretta sia sulla web radio che la web tv, e volendo potete anche telefonarci 0422 1626 622. Un caro saluto comunque a tutti quanti, un caro saluto ad Hamza Piccardo, un caro saluto a Don Chisciotte, l'amico Alfredo, al quale passo subito la parola e entriamo subito nel vivo della trasmissione. Vai Alfredo. Ok carissimi amici, qua una nuova puntata della nostra trasmissione del martedì sera. Don Chisciotte e l'amico Sancho Panza, o Pancia, forse Panza, Rosario, e abbiamo qua con noi un gradito ritorno di Roberto Hamza Piccardo, che avete imparato a conoscere in un'altra trasmissione. E riassumendo, Hamza è un intellettuale di chiara origine giornalistica e musulmano di Imperia. Oltre che giornalista, scrittore, ed è l'unico traduttore del Corano consentito dallo Stato Islamico. È giusto, ma o no? Che Dio mi protegga. Vada. Tanto ti hanno protetto perché ti hanno dato il consenso, e tradurre il Corano non è una, forse è facile, ma bisogna essere molto attenti nell'uso dei termini, eccetera. E stasera è ritornato perché, come abbiamo sentito e come abbiamo visto nei telegiornali, diciamo, lo scenario europeo della immigrazione è notevolmente cambiato nell'ultimo periodo, e quindi si pongono nuove interrogativi, nuovi panorami, nuovi dubbi e forse anche nuove certezze per gli immigrati che stanno lentamente progredendo verso le strade europee. La prima domanda che ti faccio, caro Hamza, è questa: tutti questi migranti sono in massima parte musulmani, perché vengono dai paesi arabi, dall'Egitto, dalla Siria, dall'Iran, chi più ha chi più ne metta, logicamente nella fascia di religione musulmana. E un interrogativo che ci poniamo noi al di fuori dell'Islam è come reagiscono e che pensieri hanno i musulmani autoctoni, diciamo italiani e non residenti da tanto tempo in Italia, verso questa invasione di fratelli d'oltremare. Ma prima di tutto buonasera a tutti, carissimo Alfredo, Rosario e tutti gli ascoltatori. Io credo che prima di tutto il dispiacere per chi questa gente non ha fatto una scelta libera. È stata una necessità vitale quella di lasciare il proprio paese, e quindi mi rendo conto quanto dolore, quanta nostalgia, quanto stress possono aver subito già soltanto prima di arrivare. Poi c'è stata tutta una lunga strada che poi sia passata per il mare, con tutti i rischi che ha comportato, e sappiamo, abbiamo visto quanti naufragi, gente annegata,
oppure che sia passata per le strade con, andandosi a scontrare con stati che non hanno voluto capire che quella gente passava soltanto, hanno voluto far vedere i muscoli per ragioni puramente di propaganda e di politica interna, sino poi a quello che sta succedendo in questo momento, cioè il fatto che per una gran parte, una buona parte di loro, non so quanto, lo sapremo poi, la storia poi dirà quanti saranno stati, una buona parte di loro ci sarà un'accoglienza in un paese ricco, e soprattutto la Germania, ma non solo la Germania, ma anche i paesi nordici che senza fare rumore stanno accogliendo una quantità di profughi che scappano dalla guerra. La comunità islamica italiana sta reagendo in maniera positiva, però secondo me ancora insufficiente, nel senso che per noi italiani il fenomeno dura già da almeno 2 anni, essendo la nostra costa, tutta la nostra penisola propesa verso l'altra sponda del Mediterraneo, è naturalmente, geograficamente, il ponte del passaggio verso il nord, per chi proviene appunto da sud. E quindi ci sono stati tutta una quantità di azioni, a partire dalla, voglio dirlo, grande attività che ha fatto la comunità islamica della Sicilia, soprattutto la moschea di Catania, ospitando migranti che passavano, rifocillandoli in accordo con le autorità locali, e quindi non solo lì, anche in molti altri posti dove sono passati, sono stati sostenuti, aiutati, alla stazione di Milano, dove il mezzanino della stazione di Milano è stato per molti mesi il punto di approdo temporaneo e poi dopo di ripartenza di questi migranti, soprattutto appunto siriani, palestinesi, e la maggior parte dei giovani che lavoravano con le cooperative o i volontari erano appunto giovani musulmani che facevano anche una mediazione culturale, linguistica con queste persone. Quindi sta reagendo. Noi ultimamente in questi giorni abbiamo lanciato un appello a tutta la comunità, un appello contro l'indifferenza, nel senso che chi può aiutare deve aiutare. L'indifferenza nell'Islam non è accettabile, quindi il Corano e il profeta hanno stigmatizzato quelli che sono indifferenti, non si rendono conto delle sofferenze degli altri. Per cui speriamo che questo fenomeno positivo che sta avvenendo anche nella nostra comunità si intensifichi, si organizzi, si strutturi, perché sappiamo che non sarà una cosa passeggera e poi continuerà per molti, molti mesi. Ecco, indubbiamente, già che c'è un certo numero, una quantità, un numero rilevante di musulmani in Italia, come ho detto, di immigrazione o autoctoni, proprio italiani, come sei tu italiano, possano portare aiuto. Ma ecco, una domanda al di fuori di questo che volevo, mi ha sempre così un po' assillato. Partono dalle coste dell'Egitto, della Siria o di qualsiasi altra costa all'interno del Mediterraneo, questi barconi, e gli migranti, abbiamo visto, pagano cifre esorbitanti per avere un passaggio verso una vita migliore, e purtroppo questo succede raramente. Ma sono a conoscenza, questa è proprio una cosa che mi ha sempre assillato, sono a conoscenza questi che partono, che solo un 50%, forse 60% arrivano sulle coste italiane, e i naufragi sono all'ordine del giorno, le violenze sui barconi sono all'ordine del giorno, il Mediterraneo ormai è diventato un cimitero devastato proprio. Volevo sapere, sono a conoscenza di questo dato o credono che tutto possa andare liscio, tranquillo e positivo?
Io credo, dunque, ci sono due linee fondamentali, due strade. Una strada è quella appunto che parte dalla Libia. Sostanzialmente la maggior parte di quelli che si imbarcano e poi sbarcano in Sicilia o in Calabria partono dalla Libia. E questi sono in parte siriani, ma anche eritrei, anche africani subsahariani. E l'altra parte invece sono quelli che vengono da sud-est, e la maggior parte di loro sono siriani, ma non tutti, e questi partono dalla Turchia. Dalla Turchia alla Grecia, dalla Grecia alla Macedonia alla Serbia all'Ungheria, dall'Ungheria poi alla Germania. Ecco, e tu mi chiedi se lo sanno, io credo di sì, lo sanno, perché bene o male la comunicazione oggi è l'unica... è l'unica democrazia reale che avvenga nel mondo, per quanto manipolata sia, cioè a disposizione di tutti quanti, e questa comunicazione fa sì che loro siano coscienti del fatto che possano morire, non riuscire a arrivare, e tuttavia quello che hanno dietro è peggio, è la guerra o i campi dei rifugiati. In Turchia ci sono 2 milioni, ora sicuramente la Turchia fa uno sforzo enorme per sostenerli, ma non si vive bene in un campo, l'inverno sta arrivando, l'inverno turco è freddo, e quindi c'è molto grandissimo rischio proprio di non sopravvivere anche a questo altro passaggio, oltre a quello che c'è dietro. Per cui nell'alternativa tra una morte certa o quasi certa e una speranza anche al 50-60, io credo che sia intorno al l'80%, 80-90%, nonostante tutto siamo a questi livelli qua, e pur sopportando violenze, angherie, dissanguamento economico per chi può permetterselo, naturalmente credo che l'alternativa sia una sola, cioè provarci, e quando si arriva poi in qualche maniera si spera di poter ricominciare una vita. È una tragedia, perché un'immigrazione forzata è sempre una tragedia, e tuttavia io spero che loro sapranno ricostruirsi moralmente, ricostruirsi dentro di loro, e poter, come sta pensando la signora Merkel evidentemente, poter poi essere elemento attivo in una nuova comunità che non è più la loro ma è un'altra, pur con un dolore che non durerà mai, per almeno 2 o 3 generazioni, essere stati costretti a lasciare la propria casa. Noi abbiamo un esempio molto toccante. Quando il profeta Muhammad, pace benedizione su di lui, dovette emigrare per sfuggire alla persecuzione dei Quraysh che stavano progettando di ucciderlo, e emigrò con il consenso di Dio, addirittura a suo ordine. Ebbene, guardando la Mecca, uscendo fuori dalla Mecca di nascosto come fosse un ladro, insieme al suo compagno Abu Bakr, costretti ad andare, disse: io sono costretto ad andare, per me tu sei la terra che io amo di più, insomma, con un grande dolore, una grande nostalgia. Poi rimase tutta la vita a Medina, cioè dove fu accolto, e fu un igra per la causa di Dio. Questa non è un'isra per la causa di Dio, a meno che l'intenzione di queste persone sia diversa, ma comunque sia è necessitata, come abbiamo detto prima, dagli eventi, dalle circostanze, dai bombardamenti, dalla deportazione, da tutto quello che è stato. Noi non dimentichiamo che in Siria ci sono 11 milioni di persone che non abitano più nelle loro case. Di questi 4 milioni vivono fuori dal loro paese. 4 milioni, 2 milioni in Turchia e gli altri 2 milioni sparsi tra Iraq, ma soprattutto Libano, Giordania, e quindi questa gente non ha una speranza di tornare al momento, perlomeno non nel medio, nel breve, neanche nel medio periodo. Quindi davanti a loro c'hanno questo ignoto che sia il mare Mediterraneo, la lunga strada dalla Turchia sino al confine tedesco, e lo hanno percorso e lo continueranno a percorrere. Certamente, ho capito perfettamente quello che hai detto, Hamza. Volevo fare una domanda, volevo dire una cosa, Hamza. Scusami se mi intrometto un attimino. È questo, perché io ultimamente, no, guardando i nostri media, ma penso che sia un po' in tutto il mondo così,
sto scoprendo una cosa, che questi migranti, queste persone che scappano dalla loro terra perché c'è la guerra, c'è sta la fame, insomma c'è distruzione, insomma c'è morte in poche parole, perché uno scappa perché ha paura di fare la brutta fine anche. Però una cosa che sta passando per i media è questa, lo sentivo anche stasera per telegiornale, di una famiglia che per non so di quale posto sia, che per arrivare qui in Europa ha speso 25.000 euro. Cioè si stanno battendo molto sul fatto dei soldi che spendono per, insomma, per scappare, per andare via. Per trovare la strada. Cioè io credo che sia anche una bufala questa di tutti questi soldi, perché io penso che una persona che non prenda altre vie per poter andare, non sui barconi, insomma, per poter scappare da, diciamo, dalla miseria, dalla guerra. Forse i soldi ci saranno perché lì dietro diciamo ci sa una grande lobby, una grande delinquenza che mette a disposizione questi barconi per far navigare le persone. Perché io credo che ci sia anche la delinquenza, cioè parlo delle persone, di chi, quelli che trasportano queste povere persone, insomma. No, sicuramente ecco. C'è un fenomeno di questo genere qua. Un passaggio costa almeno 5.000 euro a testa. Ah, ecco, perché quindi c'è. La famiglia abbia pagato 25.000 euro, tutta la strada ci sta. Ci sta. Tieni conto che tutta questa gente ha venduto tutto quello che aveva, cioè ha bruciato i ponti dietro. E ha venduto tutto quello che aveva, svenduto tutto quello che aveva, naturalmente pesce cani di vario genere hanno approfittato comprando per quattro soldi, appunto speculando sulla speranza di vita di questa famiglia, quello che avevano, e vengono qua. Altri invece, un altro fenomeno, soprattutto in Africa, l'Africa nera. In Africa nera le famiglie si tassano per permettere a uno di loro di partire. Vendono la mucca, vendono un pezzo di terra, vendono quello che hanno da vendere e investono su uno che cerca di arrivare. Quando lui è arrivato è il gancio. Tramite questo gancio sperano di salire anche loro, di venire anche loro, trovare già qualcuno che li possa accogliere. È un fenomeno che avviene abbastanza normalmente, purtroppo, nell'immigrazione questo. Non solo il gancio, ma anche la persona che va, appena si sarà sistemato, manderà soldi là. E se tu mandi anche soltanto 200 euro al mese in Sud Sudan oppure in Ghana, ecco che ci vive una famiglia di 15 persone. Quindi secondo me, come diceva Landini in un'intervista, cioè qui non è un discorso di fare della carità, qui è un discorso etico-morale, l'accoglienza. Non è questione di piani. Sono due piani. Sì. C'è un discorso etico sicuramente e noi ci sta a cuore, e c'è anche un discorso dell'interesse dell'Europa, che è bieco ma però è reale. E questo interesse, io ho scritto oggi un post nel quale ho detto siamo sicuri che questa accoglienza non sia un regalo, ma un prestito. E tuttavia anche il prestito nel bisogno è una benedizione. Sì, sì, no, ma sicuro. Tanti sapranno restituirlo e la Germania lo sa. No, ma si prende la crema, diciamo, per quanto sia spiacevole parlare di livelli tra le persone, eccetera, ma comunque si piglia i più colti, più di quelle persone che hanno maggiore, stanno meglio anche in salute, cioè si piglia i siriani, non a caso, che sono l'eccellenza del mondo arabo. Rispetto, ecco, a quello che è l'Egitto, ecco, che può essere il Maghreb in generale. È questo, però ecco, io guardavo sotto un altro aspetto, quando dicevo etico-morale, cioè nel senso che io non devo pensare, ospito una persona, cerco di aiutarla a pensare che questa persona mi debba dare per forza qualche cosa. Cioè questo è un ragionamento mio, vabbè, che non ha a che fare. È il ragionamento di Frau Merkel. Frau Merkel invece non è così, ed è vero, no, giustamente, insomma, no, volevo mettere il punto sotto questo aspetto. I demografi dicono che per salvare le nostre pensioni, questo è un calcolo demografo serio, servono 250 milioni di nuovi lavoratori entro il 2060, e entro il 2020 ne servono quasi 40 milioni per non andare in deficit.
Oggi ci sono 4 persone che lavorano per ogni pensionato, andando avanti saranno sempre meno, quindi se non arrivano altri lavoratori sicuramente nessuno più avrà la pensione, loro lo sanno queste cose qua. Ora la domanda è: perché hanno aspettato sino adesso per accettare che questa gente possa venire? Secondo me per 2 ragioni fondamentali. La prima è che bisognava che l'opinione pubblica fosse cotta a puntino, cioè fosse scioccata abbastanza da questa, dalle immagini, dal bambino annegato, dalla gente annegata sui barconi, da quello che è successo nel Mediterraneo, dai filo spinato, dalla polizia macedone che picchiava la gente, dalle granate assordanti, eccetera, per poter cambiare un'opinione pubblica che potesse dire sì, li accettiamo perché i poveracci non possono più subire tanto. Questa è una parte. La seconda parte è che non volevano prendersi gente che al massimo poteva andare a fare l'operaio in linea, lo spazzino, o i servizi, le pulizie. Volevano della gente capace. La gente capace non si muove se non è obbligata. Non immigrano normalmente gli ingegneri, i medici, i fisici, emigrano i poveracci, emigrano i contadini che non hanno più terra, emigrano i contadini rovinati dalla siccità. E questi cosa vengono a fare qua? Fanno lavori di basso livello da un punto di vista, diciamo, del valore economico del lavoro. Ecco perché questi qua che arrivano invece sono quelli che loro volevano. Allora uno dice: ma allora l'hanno fatta apposta? Io non voglio dire questo, non voglio, rifuggo al complottismo in tutte le maniere, ma sta di fatto che questi qui che stanno arrivando sono quelli che servivano a loro. Sì, ma dietro c'è sempre il solito discorso, perché questo è un discorso che parte da molto lontano, secondo me. Parte dalla destabilizzazione di quel posto, di quei posti. Cioè, che è stato voluto ad hoc, è stato fatto proprio ad arte questo discorso qua, secondo me. Non voglio dirlo perché va alla fine, poi dopo, se uno non approva in queste cose qua, poi la storia lo può smentire. Però di fatto il 30% dei siriani che arrivano, che stanno marciando, che sono già arrivati, sono laureati. Ecco. Il 90% sono giovani tra 3 e 30 anni. Quindi energie, quindi capacità, quindi voglia di rifarsi una vita, quindi un'energia vitale che purtroppo in Europa manca moltissimo ai nostri giovani. Gente capace che ha sofferto ed è capace di continuare a soffrire per ricostruirsi. E questo, su questo loro cinicamente puntano, secondo me. Però, come ho detto, anche un prestito nel momento del bisogno è benedetto. Vabbè. Ognuno poi risponderà delle sue intenzioni, però salvare queste persone è aver salvato l'umanità. No, ma è giusto salvare le persone, è giusto. Sì, sarà sì, come dici giustamente, un acconto sui guadagni futuri, perché in effetti il problema esiste del depauperamento del lavoro, e il problema delle pensioni, come parleremo poi dopo, è piuttosto importante anche per noi italiani. Ritornando già a un discorso, che hai ancora qualcosa da chiedere? No, è tutto qua, perché mi era sorto quel dubbio, insomma, sti media che toccano determinati punti che sono fondamentali per, sai come fanno i media, no? Soprattutto da noi, per indottrinare. Esiste anche il marketing della disperazione, e credo che sia stato applicato in maniera molto efficace, come dice Anta. Infatti, ritornando un po' al discorso che avete già accennato precedentemente, l'altra domanda che mi ero segnato è il discorso dell'utilizzo fotografico delle immagini. L'utilizzo fotografico delle immagini l'abbiamo vissuto nei carri armati di Praga, nel Piazza Tiananmen, nella famosa foto del bambino o bambina vietnamita minacciato dai soldati americani, e via discorrendo. E anche in questo caso, quello che ha apparentemente, voglio specificare, apparentemente aperto una nuova via della
destabilizzazione di questa chiusura che aveva l'Europa verso gli immigrati è stata certamente la fotografia del bambino morto in Turchia, sulla spiaggia turca. Credo però personalmente che in un mondo come questo, adesso poi tu mi dirai, Hamza, in un mondo come questo, parliamo solo dell'Italia, che guadagna miliardi di euro con l'invio di armamenti e più che altro di armi, quindi fatte per uccidere, e altri, ecco, adesso sei centrato bene, anche prima era centrata l'immagine, e indubbiamente credo che non faccia molto effetto a chi comanda, al popolo indubbiamente, ma chi comanda credo che abbia fatto poco effetto, perché indubbiamente finora hanno utilizzato mezzi di morte per poter risolvere i loro problemi, quindi un bambino in più, un bambino in meno è una contabilità che si è già messa a registro. E tu cosa ne pensi? Sì, io credo che noi viviamo una società di immagine, oggi poi la diffusione della rete e gli smartphone fanno sì che queste immagini possono essere condivise per n volte e in tempo reale, milioni di persone, milioni di condivisioni con un effetto continuo. E queste immagini sono fatte per toccare l'opinione pubblica, però io mi domando perché nel momento in cui vedevamo i vestitini dei bambini annegati nel canale di Sicilia non c'è stata questa impostazione, non c'è stata questa rivolta morale. Allora io faccio risalire tutto a quello che ha detto quattro settimane fa il Presidente della Commissione Europea, Juncker. Junckers ha detto una cosa che noi diciamo da molti anni, e lo diciamo ai partiti di centro e di centrosinistra: è inutile che voi inseguite la destra nei suoi propositi xenofobi e razzisti per paura di perdere voti da quella parte lì, perché nel momento in cui si andrà all'elezione l'elettore voterà l'originale e non l'imitazione, e quindi voi perderete comunque. Quando gliel'ha detto Junckers, e probabilmente non hanno aspettato, lo sapevano anche loro, però era il momento giusto per tutte queste concause di cui abbiamo parlato prima. Ecco che è cambiata l'impostazione. Oggi non c'è nessuno che dice: ma chissà quanti guerriglieri dell'ISIS staranno arrivando insieme ai siriani. Non c'è nessuno che lo dice. Prima in continuazione dicevano: ci sono quelli dell'ISIS nei barconi, non so se vi ricordate. Oggi non c'è nessuno. Chi lo dicesse oggi sarebbe subito additato in una maniera assolutamente negativa. Per cui è chiaro che l'opinione pubblica, la politica ha cambiato, l'opinione pubblica ha determinato l'indirizzo dei media, i media governano la maggior parte dell'opinione pubblica, e la gente, la migliore io dico, ma gente che sino a pochi mesi fa non l'avrebbe mai fatto, si reca con gli striscioni con scritto Welcome Refugee, con le bevande calde, con i giocattoli per i bambini alla frontiera tra la Germania e l'Ungheria. Ieri ho visto delle fotografie che mi hanno fatto venire la pelle d'oca, me l'ha mandato un fratello dal Marocco, sua cugina è sposata con un musulmano austriaco, un austriaco convertito all'Islam, e ha fatto vedere le fotografie di lui con due macchine insieme a un altro amico, andava carica di aiuti, andava a riunirsi, a ricollegarsi con questa convoglio di 250 macchine che sono partiti dall'Austria per andare al confine ungherese a prendere i profughi. Ecco, è un movimento di massa, questa gente ha vinto col loro coraggio, ha vinto con la loro capacità di affrontare questo rischio, perché anche se bene o male ci sarebbe stata una possibilità, nessuno sapeva, come dicevi tu prima, se sarebbe passati davvero o no. La strada adesso è aperta, nonostante quello che sta facendo ancora oggi il premier ungherese, non voglio dire parolacce, ma le penso tutte, ecco, e per ragioni puramente interne, perché nessuno vuole rimanere in Ungheria, nessuno va a toccare l'equilibrio culturale e religioso dell'Ungheria, per carità, vogliono tutti andare via,
Quindi questo che sta facendo, creando dei problemi alle persone, dovrà rispondere di fronte alla storia, dovrà rispondere di fronte a Dio se ci crede, e se non ci crede dovrà rispondere lo stesso. Ok, sì, in effetti cosa vogliono fare? Prendere giù tutti i dati, fanno dei campi per la... oddio, come si dice? Gli hotspot. Per il controllo dei passaggi. Ma lì c'è un problema ancora diverso, secondo me, che va affrontato veramente da parte nostra, perlomeno. Cioè, questa distinzione tra migranti e rifugiati è una distinzione atroce, perché in realtà chi va via dal suo paese, che sia poi dal Ghana piuttosto che dalla Sierra Leone o da un altro paese africano o dal Pakistan o dall'Afghanistan, che l'Afghanistan è un caso particolare perché secondo loro in Afghanistan si può stare tranquillamente, quando non è assolutamente vero, tutti questi non hanno diritto all'asilo politico. Sono considerati migranti economici, quindi dovrebbero tornare indietro. Ma scherziamo. Quando si sfugge a una guerra, è un discorso, quando si sfugge a una guerra quotidiana fatta di miseria, di pericolo per la propria vita e salute, è lo stesso una fuga verso la vita. Quindi non è giusto stabilire una differenza tra chi... E questa differenza purtroppo poi si va a identificare con quelli che loro vogliono e con quelli che loro non vogliono. Quindi il fatto etico è una grandissima balla. In realtà loro vogliono un certo tipo di persone e li stanno prendendo, e toccherà a noi difendere tutti gli altri. Quindi se ho ben capito, qui si può innestare il discorso che in Italia se ne è parlato fino alla nausea della suddivisione fra asilo politico e clandestini. E noi, se l'opinione pubblica logicamente era per l'asilo politico, cioè di certe zone chiaramente in guerra, e poi c'è la gran massa dei clandestini. E riguardo a questo cosa si può dire? Ma si può rispondere con quello appunto che ha detto questo demografo, certo. E proseguiamo così un po' nella nostra... Era caduta la linea, che un attimo soltanto, Alfredo, perché certo. C'è stata una caduta di linea, ho visto, c'è stata un attimo una disconnessione, ho visto perché è saltato il collegamento Skype. 22:37 in questo momento, riprendiamo un attimino e chiediamo scusa a chi ci sta ascoltando in questo momento, perché avevamo delle persone in chat, appunto stavo scrivendo in chat se volevano fare domande proprio nel momento in cui è caduta la linea. Vai Alfredo. Perfetto, riprendiamo. Allora, quindi il problema dei clandestini comunque sempre è un insieme di persone che porteranno comunque un utile, come le gestire? Allora, vediamo il caso dell'Italia, che sarà condannata a tenersi, diciamo, quello che gli altri non vogliono, perché già sono qua, diciamo così. Allora, noi abbiamo un'eccellenza assoluta, che è quella della nostra Marina e Guardia Costiera, che Dio li benedica. A me fanno veramente, mi commuove cosa stanno facendo, il lavoro che stanno facendo. E poi a terra abbiamo il CARA di Mineo, abbiamo le docce fredde a Lampedusa, abbiamo una situazione di confusione
non solo, ma di speculazione anche, abbiamo visto con il caso di Roma Capitale, Mafia Capitale, per cui quello che voglio dire è questo: se noi questa risorsa la sapremo usare come si deve, ecco che potrà essere veramente un arricchimento anche per noi, altrimenti diventerà soltanto l'argomento di propaganda di razzisti e xenofobi, con ripercussioni anche gravi su quella che è la convivenza generale del paese. Io vorrei che lo capissero questo. Se invece di tagliare le imposte sulla prima casa a chi c'ha un villone che costa 2-3 milioni, come vorrebbe fare Renzi, dicessero la casa di abitazione sino a 120 metri quadri che vale massimo 300.000 euro, prima casa non si paga, le altre pagano, e a questo punto il denaro di queste può essere investito per la formazione, l'avviamento al lavoro di tutte queste persone che naturalmente, se ben trattate, tratteranno bene e potranno rivitalizzare l'agricoltura, rivitalizzare l'artigianato, che sono patrimoni importanti dell'Italia. Sì, questo è vero. È un'altra cosa però che leggevo sui giornali, è questi immigrati che, come tu dici, molti hanno la laurea e comunque vengono da scuole professionali e hanno una conoscenza della materia, vengono utilizzati comunque al massimo a pulire i gabinetti, a spazzare le strade e via discorrendo. Io credo che se noi vogliamo che possano fare produrre benefici alla nazione che li riceve, adesso parliamo dell'Italia perché penso che le altre nazioni siano un po' più accorte della nostra, dovrebbero essere integrate nei loro ruoli, diciamo logicamente, dopo dei corsi di aggiornamento e via discorrendo, dovrebbero essere integrati nei loro ruoli di lavoro, in modo che continuino a produrre benefici sia loro sia noi, perché invece di andare sulle spiagge a vendere gli ombrelli se piove o qualcos'altro, sarebbe meglio utilizzarli nel ruolo loro più consono. E mi ricordo una decina di anni fa, quando andavo al campeggio a Lido di Savio con i miei figli, c'era il tipico Vukompra del Ghana, credo, ed era ci siamo tante volte fermati a parlare con lui, era laureato in economia e commercio, con una capacità di vendita incredibile, che io dicevo ai miei figli: se avessi una fabbrica, se avessi un commercio, certamente glielo affiderei per le grandi capacità di vendita, grandi capacità di avere l'approccio con il cliente. Questo sarebbe importante, che non solo venissero usati nei lavori più umili che noi italiani sdegniamo, e invece utilizzati in maniera più razionale. Molti, almeno vedo nel mio paese qua, o comunque anche a Bologna, tantissimi si sono dati al commercio, la frutta e verdura ormai in mano a migranti, e tante altre attività sono gestite in maniera eccezionale da extracomunitari. Quindi penso che dovrebbe essere aperta una via all'utilizzo. Il commercio ambulante è il primo step. Tu non hai documenti, non hai niente, vai da un grossista che probabilmente è anche tuo paesano, prendi 100 euro di merce, gli dai in ostaggio il tuo passaporto e vai sulle spiagge, vai per le strade, vai dove puoi cercare di vendere. Questo è il primo step, sicuramente è il primo step. Come hanno fatto i marocchini, la parola Vukompra, che
ci ricordiamo tutti, ormai non si usa più, ma erano i marocchini che erano i Vucumpra. Oggi non c'è più un Vucumpra marocchino, quasi non ce n'è più. Perché? Perché sono andati avanti, quelli che sono andati avanti, altri sono tornati nel loro paese, perché intanto il loro paese era, si era sviluppato, c'erano delle possibilità e tutto quanto. Ora il problema è, secondo me, si coniuga in tre verbi. Il primo è accogliere, il secondo è stabilizzare, il terzo è inserire. Per fare questo ci vogliono investimenti in ognuno di questi tre step. Cioè la gente, dopo avergli dato da mangiare, di averli curati, accolti eccetera, vogliono rimanere qua, bene, ti formiamo a fare delle cose, l'agricoltura, l'itticoltura, la silvicoltura, l'artigianato, tutto quanto, hai delle capacità, sei medico, sei ingegnere, sei fisico, sei geometra, sei ragioniere, cerchiamo di sviluppare queste tue capacità in maniera che con la lingua e tutto il resto tu possa poi inserirti in pieno. Questa è una politica intelligente da parte di un governo che sa come utilizzare una risorsa che gli è venuta gratis, perché in realtà questa gente qua noi non l'abbiamo curata, non abbiamo pagato la sala parto della loro madre, non abbiamo pagato le loro vaccinazioni, la loro istruzione di base, non abbiamo pagato niente. Sono persone sane, forti, perché altrimenti non sarebbero arrivate, la stragrande maggioranza di loro. Il capitale di salute è uno dei pochi capitali che si portano dietro, e quindi nel loro progetto migratorio è importante, vengono i sani, non vengono i deboli, non vengono i malati, se partono probabilmente non arrivano neppure. È terribile, ma è così. Allora, uno Stato, parliamo dell'Italia adesso, la Germania abbiamo già visto cosa sta facendo intelligentemente dal loro punto di vista, evidentemente. Uno Stato come l'Italia, che alla fine dovrà in qualche maniera gestire quegli altri, quelli che gli altri non vogliono, perché già stanno qua, e non si può caricare una nave o dei charter per mandare giù le persone a riportarli in Ghana, a riportarli in Costa d'Avorio o in Mali o tutto quanto. Queste persone qua dovranno essere inserite. Dopo l'accoglienza, l'inserimento, la stabilizzazione, come? Con degli investimenti importanti. E qualcuno dirà: non investiamo sui nostri giovani. No, li investiamo su tutti quanti, in maniera che anche questi diventino i nostri giovani. È vero, è vero, perché almeno possono produrre in una situazione di, a parte quello che racconta, le balle che racconta Renzi, lo Stato italiano è ancora al collasso cardiaco, riescono a tenerlo in vita solamente i medici ormai. E una cosa che mi ha molto impressionato è questa, quella dei carichi, dove c'era una lotta, comunque una lotta fra i bianchi e i neri. È capitato, almeno ho letto sui giornali e per televisione, che sono arrivati dei barconi in cui in coperta stavano i bianchi, quindi i siriani, quindi tutte le razze bianche arabe, e nella stiva venivano rinchiusi i neri, dei quali moltissimo, quasi tutti, morivano asfissiati. E mi ha molto... È una questione di soldi. È una questione di soldi. C'è la prima classe, la seconda classe e la terza classe. Come i nostri immigrati quando andavano in America, ci ricordiamo tutti in qualche maniera, no? Ebbene... Certo. Chi può viaggiare in coperta, viaggia in coperta, chi viaggia nel quarto ponte vicino alle macchine è quello che ha meno soldi da investire. E purtroppo gli africani sono quelli che danno meno di tutti. Li stivano in maniera bestiale, fa venire in mente le navi negriere, la maniera con cui queste persone sono stivate. Noi sappiamo che nelle navi negriere loro calcolavano che più del 50% del legno d'ebano, li chiamavano in codice questi africani che portavano in America, sarebbero morti per strada. Se incontravano qualche nave, se dovevano scappare eccetera, li cacciavano direttamente in mare, cioè erano legati, incatenati, non potevano far altro che annegare.
questi li chiudono sotto la coperta in posti dove non si potrebbe proprio stare, con le esalazioni del motore una gran parte di loro muoiono, abbiamo visto. È un problema, se mi permettete, di classe, e anche nella disperazione ci sono le classi, purtroppo. E questa è la cosa più tragica, proprio come hai detto tu, nella disperazione ci sono le classi. È già difficile pensare in situazioni normali, e invece bisogna anche pensare in queste situazioni così disperate. Sono le 22:50 e vorrei così concludere. Rosario, hai qualche domanda, qualche suggerimento, qualche curiosità? No, stavo appunto seguendo, perché c'è una parte del discorso, io sono rimasta ancora al fatto di come i media stanno giocando con la gente, non solo con i profughi, ma anche con la gente normale, con la gente che è qui in Italia, perché è quello che mi sto preoccupando, è come veniamo manipolati. Se questi migranti, queste persone che hanno bisogno, perché sono persone che hanno bisogno in questo momento, 2 minuti prima sono dei criminali, 2 minuti dopo sono delle persone, capite? C'è proprio questo, che e la gente ci casca, è lì che proprio mi fa incavolare questo discorso. Ti ricordi Manzoni quando parla dei morti al forno del pane? Sì. Dice, quando tu sarai riuscita a convincere che una persona non bisogna impiccarla, spenderai pochissime parole per convincere la gente che è da levare agli altari. Cioè, era già così, sì, allora, cioè non è una novità, è l'opinione dalla pubblica. Polvere alle stelle, dalla polvere agli altari, come Napoleone. Sì. I media hanno amplificato questo sistema, evidentemente. È così. No, è proprio così. Però nulla, Alfredo, cioè, scusami, nulla fa che il fatto mi fa incavolare, perché partiamo dal concetto, vero Alfredo, che diciamo sempre, risvegliamo il nostro neurone, insomma, che si è ormai assopito e sta dormendo, è andato in letargo per tutta la vita. Quindi risvegliamo, informiamoci, non ascoltiamo soltanto i TG, ma informiamoci, parliamo. Oggi più che mai l'ignoranza è colpevole. Oggi i mezzi per essere informati in maniera corretta ci sono, per confrontare le fonti ci sono. Quindi oggi più che mai l'ignoranza è colpevole. Sì, ma la persona... Chi si lascia manipolare vuol dire che si lascia manipolare, per pigrizia o vigliaccheria. È proprio così, è per quello che mi fa incavolare. Hai capito? È quello che mi fa incavolare. Perché dopo tutti, ma era così. Ma era colà, cioè è come cadere dalle nuvole, insomma, perché fa comodo. L'ha detto il TG, fa comodo. L'ha detto il TG, c'è anche una canzone. Sì. Tanti anni fa l'ha detto il TG. E indubbiamente è così. Noi siamo legati a questo cancro che è la televisione. Ma non è che la televisione che è un cancro, il cancro sono le persone che la fanno, quel tipo di televisione. Che la gestiscono. Che fanno quel tipo di televisione. Ma anche noi siamo portati così a credere a tutto quello che ci fanno, che ci dicono, quindi non abbiamo quel senso critico che poteva avere un Pasolini o altri intellettuali che sapevano valutare appieno la realtà di quello che ascoltavano. Purtroppo dopo il 50 gli intellettuali sono stati smantellati, ecco, io dico, sia a livello di scrittori sia a livello proprio di intellettuali. Io ritengo l'ultimo Pasolini, sono di queste convinzioni. Forse un De André rimane è stato uno degli ultimi baluardi dell'intellettuale anarchico, e forse perché di Genova sono più litigiosi, hanno un carattere più reagiscono in maniera migliore.
Io vorrei... L'ultima domanda, dimmi. Vorrei che tutta la gente ragionasse e pensasse, insomma, non soltanto qualche, capito, qualcuno. Senti, su tutti i problemi gli italiani ragionano come vuole la Chiesa. No, basta parlare di calcio, basta parlare di calcio, vedi che parlare tutti di calcio, sono efferati e sanno tutto. E a tarallucci e vino andiamo a finire. Quindi a questo punto, con questa apertura delle frontiere, si viene ad avere un ritorno del grosso tema che ha sempre interessato un po' i popoli, e adesso è proprio il momento di parlarne, quello della multicultura. Della multicultura che sta diventando una realtà sempre maggiore, lo vediamo nelle nostre città, e quindi quando tutto sarà un po' appianato, un po' tranquillizzato, avremo certamente un'Europa multiculturale che porterà anche quella dei vantaggi, è vero Angela? Sì, io credo che saranno due fasi. Una fase in cui bisognerà rispettare le culture di tutti quelli che saranno qua, avendo come riferimento una legge comune, evidentemente, perché questo è il paletto, no? Cioè non è che dice la mia cultura mi autorizza ad ammazzare gli albini, quindi se mi è nato un figlio albino lo ammazzo, come succede purtroppo in Africa nera molto spesso. Quindi questo è assolutamente inaccettabile, o l'eccissione, l'infibulazione, tutte queste cose che in realtà sono cose tribali, che non hanno niente a che fare con la religione, ma sono cose consuetudinarie, atroci. Quindi queste cose non potranno essere accettate mai, però la cultura autoctona delle varie persone che verranno andrà rispettata. Poi si passerà a una nuova cultura, a una cultura che sarà fatta con l'apporto anche delle culture che sono giunte in queste maniere impreviste, ma non imprevedibili evidentemente, e sarà la cultura che determinerà il mondo in cui vivranno i miei figli e soprattutto i miei nipoti. Ecco, la capacità di prendere il bene di ogni persona, il bene di ogni gruppo, e farlo diventare un bene comune sarà appunto la sfida che i governanti dell'Europa dovranno affrontare. Io la vedo male, perché vedo della gente, la maggior parte dei governanti dell'Europa non mi sembrano assolutamente all'altezza di una sfida di questo genere qua. Poi la storia fa cose che noi non possiamo prevedere. La storia fa dei salti, possono succedere delle cose che quando noi le leggiamo nella storia a posteriori vediamo perché sono avvenute, ma nel momento in cui stanno avvenendo la gente non capisce cosa sta avvenendo. Quindi è sicuro che qualcosa succederà, e se si riuscirà comunque a gestire questa nuova ricchezza che ci viene, sicuramente avremo un'Europa più bella, più grande, più varia e sicuramente anche più. Io sono un ottimista, morirò ottimista, spero che Dio mi mantenga questo ottimismo sempre, ho fede in Dio, ho fede nelle sue creature, nonostante i miei 63 anni, e continuo così e spero di non dovermi mai deludere in maniera totale. Indubbiamente Hamza, questo è un po' quello che desideriamo, quindi tu parli in questo momento di un'accettazione delle diversità, per poi confluire in un'unità, in definitiva, che comprenda tutte le diversità, tutti gli aspetti dei vari popoli che compongono la multicultura. Una nuova cultura. Una nuova cultura. Io faccio spesso l'esempio dell'innesto in agricoltura. Certo. Quando si innesta una pianta, evidentemente questa pianta la si innesta perché o che c'è una debolezza o perché si vuole ottenere qualcosa di un po' diverso da quello che è. All'inizio c'è sicuramente una frattura, c'è un trauma, perché si fa un taglio nella pianta madre, si innesta la pianta figlia, eccetera. Poi ci vuole una legatura molto stretta, dopo un po' la legatura non si vedrà più, rimarrà magari una piccolissima cicatrice, ma il ramo che verrà fuori non sarà né la pianta madre né quella che è stata innestata, sarà una cosa nuova. Questo è l'esempio che mi piace fare.
è un esempio eccezionale Hamza, perché proprio spiega in maniera perfetta che cos'è la multicultura. Qui siamo già al termine della nostra chiacchierata, come sempre di un estremo interesse, perché l'interlocutore è veramente eccezionale, ci dà delle risposte non solo a livello italiano, ma a livello europeo, a livello mondiale. L'unica cosa che speriamo è che la prossima volta si siano visti qualche risultato positivo nell'estero e qualche risultato positivo anche da noi, ce ne sarebbe tanto bisogno. E più che altro che sparisca quella paura, quella fobia che c'è nell'Italietta, chiamiamola come si chiamava nel tempo del fascismo, l'Italietta, che fa di tutto un erbo un fascio, e se il vicino è musulmano si dice tutti dobbiamo essere musulmani per accontentarli, e smettere quelle scemenze come non facciamo il presepe perché potremmo offendere i nostri vicini di casa o i nostri scolari, e tutte queste cose che, come abbiamo detto anche l'altra volta, nascono da una profonda ignoranza dell'altro. Perché io credo che poi, facendo la somma di tutto e ottenendo un totale, nasce tutto, come sappiamo, dalla profonda, ne abbiamo parlato anche stasera, dalla profonda ignoranza dell'altro, perché non ci si mette mai, non dico nei panni dell'altro, ma perlomeno studiare un po' l'altro, avvicinarlo, parlargli e vedere che poi in fondo siamo tutti uguali. E questo è il problema, Angela. Veramente. Con vorrei dare a te l'ultima parola. Senza perdere mai la speranza, con grande pazienza. E saremo responsabili delle nostre intenzioni, di quello che abbiamo fatto coerentemente in base alle nostre intenzioni. Il risultato, non dobbiamo mirare al risultato, perché credere nel risultato vuol dire avere una mentalità mercantile. In realtà sì. noi credenti abbiamo questo grande dono, che Dio ci dice: sarete premiati o castigati per le vostre intenzioni e per quello che avrete fatto coerentemente per realizzarlo. Per cui questo siamo tranquilli. È verissimo, in qualsiasi forma tu prenda la religione, in qualunque modo tu possa credere in Dio. Io adesso passerei la palla al balzo al nostro regista. Va bene, cari amici. Allora, lo sento molto, molto preso dall'argomento. No, beh, sono argomenti che sono di una attualità, cioè molto importanti, perché poi, in effetti, parliamoci chiaro: parliamo di esseri umani, insomma, parliamo di persone, non stiamo parlando di macchine o di cose, insomma, parliamo di. E quindi sempre col dovuto rispetto si deve parlare di queste cose. Io volevo ringraziare Hamza per tutto quello che ci ha detto, soprattutto perché anche questa volta, come l'altra volta, mi ha chiarito, e penso che ha chiarito anche a chi ci ha ascoltato, alcuni passaggi riguardo al fatto della disinformazione che i nostri media ci fanno costantemente. Perché sentire i due passaggi, cosa ci hanno detto i media e cosa abbiamo detto noi stasera, cosa ha detto Hamza stasera, che ci ha fatto ragionare. A questo punto dico soltanto a chi ci ha ascoltato: benissimo, fate tesoro di questo, da domani o da stasera stessa, quando ascoltate o leggete qualche cosa dai media, i media che sono pilotati, benissimo, andate su internet, andate in giro, informatevi anche per fatti vostri, così vi fate un'idea alla fine. Che questa è la parte importante, perché è facile demonizzare gli altri, demonizzare qualsiasi cosa, è molto semplice, è semplice, a me mi dà fastidio quello e quella persona, il mio vicino di casa lo demonizzo
e ho risolto i miei problemi. No, secondo me la cosa più importante è quella di dire: ok, mi dà fastidio qualche cosa del mio vicino, cerchiamo di capire, di arrivare a metà strada e di capirci un attimino, insomma. Perché poi in effetti è lì, la convivenza sta proprio in questo, cercare di capirsi. E le cose, perché tante cose ti possono dare fastidio di altre persone, ma anche del vicino di casa, come parlo semplicemente, no? Molte volte si arrivano, vedi che si arrivano dei drammi soltanto per le questioni condominiali, figuriamoci le cose più importanti come quelle che abbiamo parlato stasera, insomma, che si è accennato, perché si è parlato, ma si è accennato perché è molto grosso ed è vasto il discorso. Bene, volevo dire a tutti gli amici di scriverci, le email, gli indirizzi sono tutti sul sito. Chi volesse scrivere a AMSA, vuoi ridare il tuo indirizzo email, i tuoi dati? Possono trovare Facebook, Roberto Piccardo AMSA, oppure amsapiccardo@gmail.com. Perfetto, chi volesse approfondire ancora di più il discorso. E per questa sera chiudiamo. Chiedo scusa per l'interruzione di prima. Certo. Può capitare, è capitato solo un'altra volta con un fulmine, e questa volta senza fulmine. Senza fulmine. No, perché in un'altra trasmissione c'era un temporale che è fenomenale, un botto terribile, un lampo prima fortissimo, bruciato il router della DSL. Ma fortunatamente Radio Science non ha problemi, perché ha ADSL di scorta da vendere, come si è visto stasera, abbiamo subito ripreso la trasmissione. Bene, un caro saluto a tutti quanti. Volete salutare, insomma, dite la vostra. Buona serata a tutti quanti, a voi, ascoltatori, e un'altra volta di nuovo. Certamente. Arrivederci. Arrivederci, e andiamo con la sigla.